Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento con il Rosso Tb Sports. E sabato il Bari ha steso il Lanciano, c'è un barese che eh, sempre sabato, poche ore dopo la vittoria del Bari, ha battuto eh, un Pugile Tanzano e è diventato campione del mondo IBF, eh, Iof, vale dire categoria giovanile, cioè di sotto dei 26 anni lo abbiamo in studio, è la prima volta che mi capita di avere un campione del mondo è un onore per me, Francesco Lezzi ciao Francesco ciao Enzo ben trovato, davvero complimenti eh? queste Grazie. sono le immagini del... e questa è la corona mille. ragazzi la corona in studio eh? noi eravamo arrivati fino al galletto in studio no? più del galletto non l'avevamo messo questa è una corona eh, di, di campione del mondo di numero uno del mondo sì. tra i pugili al di sotto dei 26 anni eh, ti chiediamo, insomma, cos'è quella sciarpa del bari al Collo? Non ho capito sì, che cosa è di senso. È la sciarpa che mi hanno passato gli Ultras di Rione Libertà. Il tuo quartiere, eh? sì. Redentore, zona sì. Redentore. Che eh. hanno finito di vedere la partita, sono venuti a tifare al Palazzetto. Che cosa si è provato? Perché una cosa è i tifosi allo stadio, una cosa è in un ambiente chiuso come quello del Palazzetto, deve eh. essere stato un inferno, insomma. Eh? Eh, diciamo che la gente addosso la senti di più. Eh. Per me fare il titolo a Bari è stato, è stato un sogno che si è realizzato. Senti, Francesco, scusami l'ignoranza, perché ai miei occhi si è spuntato un po' improvvisamente: nel senso che, vabbè, grazie anche al tuo ufficio stampa, salutiamo Itolo Cinque Palmi, che è un tuo amico che ti ha aiutato insomma, in, questa, in questa scalata, in questa avventura non avevo mai sentito parlare di te, devo dirti la verità qualche volta ho visto qualcosina poi improvvisamente titolo mondiale, com come nasce? immagino che dietro ci sono sacrifici, allenamenti un percorso particolare, ah, come si arriva a questo? allora il mio punteggio nel ranking mi ha permesso di, far di partecipare al titolo mondiale IBF Youth e, diciamo ed hai sfruttato l'occasione, quando hai cominciato a fare boxe? ho cominciato a fare boxe a 16 anni e mezzo Qui a Bari? Eh sì, sì, a Bari. Con chi hai cominciato? Eh, ho cominciato con il mio vecchio maestro, ora ho cambiato maestro da due anni, La carriera professionistica, nella carriera professionistica mi segue eh, Pietro Sgaramella. Mm. Eh, Andrea, ho sbagliato. Andrea, sì. il maestro Riccardo Sgaramella, eh, c'ho il mio procuratore Giulio Spagnoli di... Famosa famiglia Spagnoli, insomma. Sì, no? sì. Eh. Sì, sì. Da la vita segue il pugilato. Sì, sì, sono 40 anni che è nel pugilato. Nel pugilato. E qui vediamo l'incontro con questo pugile eh, tanzano. Sì. Eh, ma devo dirti che non è un segno sul volto. Cioè, cosa hai fatto? Eppure è combattuto a, come dire, senza caschetto, vuol eh. dire, è combattuto a, a, volto, a volto libero. Sei stato bravo a schivare tutti i colpi, sì, mi sì, sembra di capire. Diciamo eh. che io sono un pugile che non incassa, preferisce schivare e rientrare di rimessa sull'attacco dell'avversario. Quindi la mia box è, è tutta basata sulla velocità e è molto dispendiosa a livello di fiato. In e vediamo intanto proprio la tua capacità di non schivare i colpi dell'avversario, danzi insomma intorno all'avversario. Eh? Sì, sì. Po, devo dire la verità. Eh, questo era un po' il modo di combattere anche di un altro barese, un modugnese Michele, Michele Piccirillo era anche così insomma, no? aveva anche lui volto pulito, prendeva pochi colpi ma come dire, danzava spesso intorno all'avversario eh? ma sinceramente non, non lo seguo non è il tuo modello insomma no, eh. non è il mio modello di, pu di, di, pugile. di pugile e qual è il tuo modello di pugile? Eh, il mio domanda? modello eh. di pugile è Floyd Mayweather eh. ah, parliamo, eh, <ride> de roba parliamo eh. delle, del più grande pugile per me il più grande pugile di tutti i tempi sul tetto del mondo da 2000, dal 2000, quindi dal so, 2014. Diciamo. Un mito diciamo, della box. Un eh? mito, un per mito per della me box. è un mito. Vabbè, dobbiamo parlare anche del Bari, però nel frattempo, eh? <ride> anche perché poi eh, i tifosi si possono lamentare. Beh, è tornato il, il successo, è tornato un po' di sereno intorno eh, alla squadra. Beh, sarebbe facile oggi dire da quanto tempo noi diciamo ma tornate al modulo 4-3-3 perché allora noi per carità non è una formula magica non è detto che il Bari vinca le prossime 50 partite però dal nostro punto di vista dopo aver visto la squadra in difficoltà cambiare modulo in, in continuazione ci era sembrato è stato uno dei motivi anche vabbè, di dire la soluzione più logica è il 4-3-3 anche perché così non si danno alibi ai calciatori i giocatori e poi comunque è il modulo che a mio avviso Esalta le caratteristiche di alcuni giocatori importanti, su tutti Galano, che io ritengo il giocatore più forte in assoluto del Bari, uno dei più forti cinque giocatori del campionato di Serie B. Non mi andava giù la storia del modulo, perché? Perché tu non puoi avere Galano e porti il dubbio se giochiamo due in attacco, Galano che c'entra. Galano deve giocare tutta la vita in una squadra come, come il Bari. Galano è quello che può fare la differenza. Galano è quello che eh, in assoluto ti può far vincere le partite fino alla mezz'ora la partita era stata brutta la partita contro il Lanciano. Poi il tocco di Galano ha cambiato completamente l'inerzia del match e anche lo stato psicologico della squadra che ha giocato in scioltezza. Devo dire che ho visto anche altre cose buone, l'ho detto anche nel mio video selfie, ho visto una coppia di difensori che a mio avviso può darci garanzie maggiori, cioè Rinaudo e eh, Contini, due difensori centrali, così come ho visto di nuovo finalmente la palla a terra, perché mi era venuto il mal di testa vedere i lanci e, e, come dire, e i colpi di testa degli avversari, non mi piace quel gioco, devo dirvi la, la verità, mi piace il gioco palla a terra, e se hai visto un gioco che somiglia un po' al Bari dello scorso anno, per carità, non è stata una parità straordinaria quella con Lanciano, però qualcosina si vede, può essere un punto di, di partenza, poi se Sarà stato un, come dire, un fuoco di paglia, lo scopriremo eh, nella prossima gara contro il Modena. Io non voglio con questo non voglio dire che Nicola non mi piace. No, non dico questo perché è inevitabile che un allenatore che arriva a Bari, no, che viene preso a Bari. Lui peraltro ha dei precedenti importanti, cerchi di portare le proprie idee. È chiaro che se tu prendi Nicola. Tu prendi il 352, prendi il 3412, cioè i moduli di Nicola che prova chiaramente a mettere il suo timbro sul, sul, sul Bari. Io quando dico il progetto poteva essere impostato in maniera diversa, quando ho detto manca un'idea, qualcuno magari potrebbe essere anche offeso per quello che ho detto, Io dico che ci deve essere una linea precisa di, di condotta. Allora, se non va bene con Mangia, che a un certo punto si era anche convertito al 4-3-3, era andata bene qualche partita, ma poi non era andata bene nelle partite successive, si poteva ad esempio pensare ad un allenatore che... Avesse nel 4-3-3 il suo credo eh, calcistico. Non è andata così. Nicola, Nicola è giusto che all'inizio abbia puntato sui suoi moduli e che ora è in una situazione di difficoltà abbia riproposto il 4-3-3 poi ripeto non è una formula magica fosse così sarebbe facile vincere però così non dai alibi ai calciatori così valorizzi al meglio eh, alcuni dei tuoi giocatori in organico e ripetiamo Galano lo stesso Sabelli insomma tutti i giocatori, alcuni giocatori tornano al proprio ruolo d'origine e non vengono eh, adattati Fermo restando che poi bisogna metterci sempre cuore, anima, attenzione, ordine, come è accaduto nell'altra partita, e già la gara di Modena sabato sera, sabato pomeriggio alle 3 può essere, come dire, una sorta di prova del nome. Intanto c'è l'amico in linea, pronto? Pronto? Eccoci, ciao, una disabina attenta e puntuale. Grazie, che troppo buono. Eh. Eh, voglio soltanto capire qualcosa. Scattarella non giocherà a Modena. Abbiamo il sostituto? Defendi dovrebbe essere. Ecco. Più che un sostituto, forse è addirittura un titolare difendere i tre a centrocampo. Eh. Mi è mancato di vedere però l'attacco al portatore di palla avversario mm. e mi meraviglio come mai i giornali non abbiano dato un 8 o un 9 a Ebagwa, mm -hmm. che è quello che ha intercettato più palloni di tutti i giocatori in campo. E se la difesa ha giocato bene, se le punte hanno giocato bene, solo grazie a lui. Beh, è un esatto. giocatore importante Bagua, oltre preso che carismatico. Palori, sì. Ha preso tutti i palloni di testa e di piede che sembravano persi e ha recuperati lui. Va bene, grazie per il tuo intervento. Beh, Indubbiamente il lavoro sporco fatto da Bagua nell'ultima partita invece non è passato inosservato a molti. Poi alla fine gli attaccanti vengono solitamente giudicati dai gol. E questo spesso è valso anche per Caputo, che invece io ho sempre giudicato nell'ottica del come dire, dello sforzo complessivo. Poi è chiaro che il gol ti fa aumentare il punteggio, la, la valutazione, però non bisogna dimenticare, come ha detto il nostro amico da casa, che un attaccante può dare anche una mano in tante altre fasi di gioco. Il tuo corpo preferito qual è invece, Francesco? Eh, il diretto sinistro. Fa male, eh? eh abbastanza. Meglio averti amico, insomma. Bene, okay. Andiamo in pausa pubblicitaria, poi torniamo insieme. Qui abbiamo anche i guantoni eh? i guantoni che Francesco ha indossato eh, l'altra sera in un palamartino stracolmo, mi dicono, eh sì, sì. ho visto anche le immagini. Con gli ultra se non solo, eh? Abbastanza. Ma che bello il pugilato, dai, si è un po' persa questa. questa...